Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie B? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra blu celeste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e lcnsport.it. Reda Alluminio, dal 1968 leader nella produzione di bottiglie, flaconi, scatole in alluminio. Realizziamo una vasta gamma di borracce sportive in alluminio progettate per il trekking, mountain bike, palestra e attività sportive in generale. Tutti i nostri modelli di borracce sono personalizzabili con loghi, testi, foto e sfondi colorati. Per info e preventivi, info@redalluminio.it, sito internet redalluminio.com. Ben ritrovati amici di LCN Warm Up. Il tempo nonostante tutto è passato molto veloce e siamo già alla vigilia dell'ultima trasferta stagionale. Il campionato del Lecco non è finito, nonostante sia arrivata la retrocessione, si chiuderà venerdì prossimo in casa contro il Modena, ma appunto quella di domani sarà l'ultima partita che i blucelesti giocheranno lontano dalle mura amiche. Si giocherà a Brescia alle ore 15, una partita che appunto per il Lecco ha il significato che può avere, quindi con una squadra già retrocessa e tra l'altro già con la certezza dell'ultimo posto in classifica, una partita che invece avrà un significato molto, molto più particolare, anche importante per il Brescia. Ne parleremo poi a lungo nel corso della trasmissione, perché le rondinelle possono ancora centrare, anzi sono assolutamente in corsa per i playoff, quindi una partita che da questo punto di vista ha sicuramente un significato, un senso, ma che comunque anche il Lecco vuole giocare per dire la sua, per difendere la maglia come ha cercato di fare comunque nelle ultime uscite e provare a chiudere comunque in maniera dignitosa assolutamente. Quindi, come arriva il Lecco a questo appuntamento? Domanda che ormai ci poniamo sempre alla vigilia delle partite. Ci arriva dopo il turno infrasettimanale. Il Lecco è sceso in campo il 1° maggio contro la Sampdoria e ancora una volta è arrivata una sconfitta, purtroppo. Sconfitta in realtà di misura 1-0, che il Lecco anche un po' non ha assolutamente meritato, perché la squadra di Malgrati meritava qualcosina in più. Il gol è arrivato come al solito sugli sviluppi di un calcio da fermo nel finale, dopo tra l'altro l'espulsione di Lepore che quindi non ci sarà domani nella trasferta di Brescia. Tra l'altro era appena rientrato da un turno di squalifica, ora gliene toccherà un altro, e tra l'altro il Lecco domani dovrà fare a meno anche di Capradossi, che ha accusato un problema fisico durante la rifinitura, quindi sarà per stessa ammissione di Malgrati Lemmens a scendere in campo dal primo minuto. Non ci saranno comunque novità particolari, il modulo sarà lo stesso, anche se Malgrati comunque ha specificato di non credere troppo nei moduli, di privilegiare un calcio a posizionale, quindi diciamo sì, il modulo di partenza sarà l'ormai consueto 4-3-3, ma con possibilità poi di cambiare anche a gara in corso, cambiando magari poi anche gli interpreti se ci saranno le possibilità di farlo. Quindi oltre a Capradossi poi non ci sarà appunto già il già citato Lepore squalificato, non ci saranno nemmeno Liskowski e Beretta, oltre ovviamente a Lungo De Gente e Lamanna. Quindi Lecco arriva a questo appuntamento, al di là di queste defezioni, con la rosa tutto sommato al completo. Poi vedremo appunto quali scelte deciderà di adottare il tecnico, ma al di là di questo, la domanda, una delle domande che più si stanno facendo i tifosi in questo periodo, è che cosa ne sarà dell'Ecco nei prossimi mesi, nel prossimo futuro, perché il tempo passa, l'abbiamo detto, passa veloce, perché ormai siamo davvero arrivati ai titoli di coda di questa stagione tanto bella, perché comunque la Serie B è stata bella, è innegabile quanto comunque tormentata. E quindi è ora di capire che cosa succederà a livello proprio societario, perché si continuano a rincorrere voci, si parla soprattutto del
possibile passaggio dell'ecco in mano americana, ma sullo sfondo c'è comunque ancora la voce, l'indiscrezione relativa alla presenza dei cinesi, quindi di Alex Lin e dei suoi intermediari che si sono visti anche allo stadio Riga Monticeppi in occasione dell'ultimo match. Quindi tante domande a cui comunque ora è difficile dare una risposta concreta, anche perché Di Nunno comunque, per quanto continui a parlare della sua volontà di lasciare l'ecco, di lasciare il club, non ha ancora firmato, non ha ancora assolutamente mosso le carte in tavola. Quindi una situazione in divenire che dovremo cercare di chiarire il prima possibile, di cui ha fatto un breve accenno anche il tecnico Andrea Malgrati in conferenza stampa, pur ovviamente non sbottonandosi troppo. Vi faccio sentire subito un estratto delle sue dichiarazioni. Sinceramente quello che succede in società non ne parliamo minimamente, non spogliatoio, non sono cose che ci riguardano per il momento, quindi abbiamo altro a cui pensare. No, il discorso che ormai non ha più niente da dire, perché anche soltanto un punto o una vittoria per noi è importante, a prescindere in che situazione siamo arrivati adesso. Quindi, ripeto, faremo la nostra prestazione, come abbiamo sempre fatto, cercando di evitare di avere l'atteggiamento che abbiamo avuto a Parma, lì sì, che è stata secondo me l'unica partita dove abbiamo sbagliato ad approcciarla, però faremo sempre le nostre cose e io ho detto una vetrina per tutti, continuiamo a lavorare e a far bene, poi dopo vedremo. Sì, ho un anno di contratto, adesso non so cosa succederà nella società, e l'ho già detto l'altra volta, vedremo. E adesso la testa è a cercare di migliorare tutti, a cercare di migliorare il ragazzino, a migliorare quello più vecchio, quindi e di mettere in campo la squadra che sta meglio e basta. Poi quello che succederà, succederà, non sono problemi da affrontare adesso. Sul modulo no, anche se magari faremo qualcosa di diverso. Non credo molto nei moduli, credo molto di più nei principi di gioco, in un calcio posizionale, quindi credo di più in quello. Modulo sì, difesa 4, difesa 3, ma poi durante una partita quante volte magari ci ritroviamo a essere a 3 o anche a 2 volte, quindi modulo di partenza sarà sempre lo stesso, quello sì. Poi dopo durante la partita vedremo, sicuramente proveremo qualcosa di diverso. Il Lecco quindi è pronto ad affrontare Brescia, che a differenza dei blu celesti ha un obiettivo ben concreto, molto importante ancora da raggiungere, ovvero la qualificazione aritmetica ai playoff, che può arrivare tra l'altro già domani nel caso in cui si verificassero poi altre condizioni legate ovviamente alle altre squadre in lotta per lo stesso obiettivo. Brescia che però non vince da un pochino, perché l'ultimo successo risale al 6 aprile scorso contro il Pisa 3-1 in casa, mentre nel turno infrasettimanale contro la Feralpi Salò, quindi un derby tutto bresciano, le rondinelle hanno pareggiato 2-2, così come avevano fatto anche nei due turni precedenti, perché si erano fermati sia contro lo Spezia che contro la Ternana, in entrambi i casi sullo 0-0. Quindi un periodo di forma non eccessivamente esaltante, quello della squadra allenata da Rolando Maran, che però appunto, come vi dicevo, è ancora all'ottavo posto in classifica con 48 punti nel proprio paniere e ha tutta l'intenzione di lottare appunto in queste ultime due giornate per guadagnarsi questo accesso ai playoff, per poi provare a giocarsi fino alla fine la possibilità di salire in Serie A. Quindi tra l'altro Maran oggi ha annunciato di aver ritrovato un elemento importante come Moncini, un attaccante, ma ancora comunque alcune defezioni con cui fare i conti. Ce ne ha parlato anche il collega Luca Chiarini direttamente da Brescia, lo ringrazio in anticipo per il suo contributo che ora vi faccio ascoltare per farvi capire un po' meglio come arriva il Brescia a questa partita contro il Lecco.
Mi trovo all'esterno del centro sportivo di Torbole, sede degli allenamenti del Brescia Calcio. Qui si è appena conclusa la conferenza stampa di Rolando Maran alla vigilia della sfida contro l'Ecco. Maran che ha dato l'indicazione che tutti ci aspettavamo, vale a dire il recupero di Gabriele Moncini, una notizia che in realtà avevamo già registrato nella giornata di ieri. Ieri Moncini aveva svolto buona parte della seduta di allenamento insieme al resto dei compagni, oggi si è allenato interamente in gruppo e quindi per stessa missione insomma di Rolando Maran, Moncini va considerato arruolabile per la gara contro l'Ecco. Dovrebbe essere della partita, condizionale chiaramente d'obbligo, soprattutto se ci riferiamo ad un impiego dal primo minuto, ma sembrano esserci chance per l'appunto per il suo impiego dall'inizio, ed è una notizia certamente importante perché di fatto le ultime gare il Brescia le ha giocate senza attaccanti e prime punte di ruolo. Per il resto le assenze sono quelle note: non ci sarà Davide Adorni, non ci sarà Giacomo Holzer. Per entrambi la speranza è quella di un recupero per gli eventuali playoff. I ballottaggi sono i soliti: Vandeloy e Paghera si contendono una maglia in mezzo al campo, pochi dubbi in difesa sulle fasce che dovrebbero essere percorse da Lorenzo Dickmann e Alexander Yallo. Chi va alla ricerca della purezza. Chi va d'accordo con il pianeta. Chi va oltre il solito fondente. Chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Avete sentito appunto il collega, era reduce dalla conferenza stampa di Rolando Maran, che ha parlato all'ora di pranzo poco dopo Andrea Malgrati e ha sottolineato come la sua squadra comunque abbia grande entusiasmo, grande voglia di affrontare questa partita, ricordando come l'anno scorso di questi tempi i ragazzi che adesso sono pronti a scendere in campo fossero lì sull'orlo comunque di un baratro. Sapete poi le vicende che hanno interessato il Brescia, mentre ora invece stanno lottando per un sogno, quindi una situazione completamente diversa rispetto a quella dell'Ecco, che invece l'anno scorso di questi tempi stava iniziando a vedere un cammino ben diverso da quello attuale, un cammino molto bello, molto molto importante. E tra l'altro Maran ha anche ricordato come non sia mai facile giocare con il Lecco. Secondo lui la squadra blu celeste non si è arresa, non ha mollato il colpo nonostante appunto sia ormai arrivata la retrocessione, forse anche memore tra l'altro di quella che era stata la gara di andata. Voi la ricorderete bene, la partita con il Brescia dell'andata era a fine settembre, coincise con la prima dell'Ecco in Serie B dopo 50 anni, perché la prima trasferta dell'Ecco, anzi la prima gara in casa dell'Ecco, era stata giocata in trasferta sul campo del Padova per le note vicende estive, quelle legate appunto allo stadio e alle varie autorizzazioni che mancavano. Una partita che però fu amara per il Lecco perché terminò 2-0 per gli ospiti, con una rete subita già nei primi minuti, un eurogol bellissimo di Borrelli che poi con la squadra bresciana che poi chiuse i conti nel finale. Una partita amara, ma che il Lecco in realtà non meritò di perdere, perché fece comunque una partita gagliarda, volitiva, importante, ancora sotto la guida di Luciano Foschi. Vedremo un po' cosa ci riserverà la gara di domani. In totale, tornando un po' appunto ai precedenti tra le due squadre, sono 21 le occasioni in cui Brescia e Lecco si sono incontrate tra i vari campionati nel corso delle rispettive storie. In totale il bilancio parla di 8 vittorie blu-celesti, 4 pareggi e 9 sconfitte, con 21 gol fatti e 29 subiti. Vedremo poi domani cosa ci riserverà il campo. L'appuntamento poi ve lo ricorderò ancora alle 15 a Rigamonti. Vi lascio ora con un ultimo spot e poi ci troviamo qui per le probabili formazioni del match. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0, full optional di serie, anche termo hybrid, benzina GPL è in pronta consegna. Concessionaria ufficiale DR Automobiles per Lecco e provincia. GP Car, via Spluga 65, Cernusco Lombardone, Lecco. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it.
Prima di salutarci, come al solito, uno sguardo alle probabili formazioni di questa partita valida per la penultima giornata di Serie B. Le faccio vedere subito in grafica. Il Brescia dovrebbe essere schierato con un 4-3-2-1, quindi con Lezzerini in porta, Dijkman, Papetti, Cistana e Iallo in difesa, a centrocampo Bisoli, Paghera e Bertagnoli, Galazzi e Bianchi, Moncini come unica punta, Moncini appena recuperato, quindi un minimo dubbio sul suo impiego dal primo minuto c'è, ma c'è anche la possibilità appunto di vederlo in campo. Per quanto riguarda il Lecco, tutto fa pensare, anzi Malgrati lo ha detto in maniera molto aperta, che si tornerà in campo con il solito 4-3-3. Ve lo faccio vedere anche questo in grafica, quindi Melgrati in porta, Lemmens per forza di cose insieme a Bianconi, Seglia che caporale, Ionizza degli Innocenti e Sersanti a centrocampo. Sersanti magari potrebbe essere sostituito da Galli o da Frigeri, vedremo poi domani. Parigini, Novakovic e Buso in attacco. Io lascio aperta personalmente anche la possibilità, una porticina, possibilità di vedere dal primo minuto Inglese, visto che comunque Novakovic ha sempre giocato, è sicuramente stanco. Inglese ha giocato gli ultimi minuti nel match contro la Sampdoria in settimana, vedremo se magari si assisterà a questo cambio o se magari si assisterà anche al ritorno di Crociata al posto di Parigini, che comunque non ha disputato una brutta partita contro la Sampdoria. Quindi queste le probabili scelte dei due allenatori, poi vedremo comunque domani nel primo pomeriggio cosa decideranno di fare i due tecnici. L'appuntamento, ve lo dicevo già, sarà alle 15 allo stadio Rigamonti, la partita sarà in contemporanea con tutte quelle, tutte le altre in programma in questo turno di Serie B, in cui comunque si decideranno le sorti di alcune squadre in lotta per i rispettivi obiettivi. Ve la racconteremo ovviamente in diretta LCN Stadio e poi ci ritroveremo nel nostro studio con LCN Aftermatch, i commenti, tutto quello che sarà successo in campo. Ovviamente noi di LCN Sport saremo presenti anche a Brescia per raccontarvi questa penultima trasferta di campionato e poi appunto ci ritroveremo qui verso l'ultima invece partita della stagione di questo campionato di Serie B, che si giocherà, ve lo anticipo già, venerdì prossimo in serata. Quindi io vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione, ci vediamo domani per Brescia Lecco, quindi forza Lecco sempre!